Ed è un grande successo per la 10ª edizione del censimento FAI per i luoghi del cuore. Vince la linea Cuneo, Ventimiglia, Nizza, la ferrovia delle meraviglie. Cinzia Terlizzi. È una straordinaria opera di ingegno umano, meno di 50 km in linea d'aria, 96 di estensione lineare, che supera un dislivello di 1000 metri. Non a caso la linea Cuneo-Ventimiglia-Nizza è denominata la Ferrovia delle Meraviglie. Voluta da Cavour per collegare il Piemonte con Nizza, allora Sabauda, è l'opera più votata per il 10º censimento FAI dei luoghi del cuore. Una meraviglia che ha bisogno di tutela e di valorizzazione, come accade per il castello di San Mezzano a Reggello, vicino Firenze. Al secondo posto della classifica, con le sue architetture moresche e indiane davvero stupefacenti. Da tanto tempo il grido d'allarme è stato lanciato, ma lo stato di grave abbandono persiste. E poi, nel cuore degli italiani, c'è il castello di Brescia, una possente fortezza che si presenta come un unicum in Italia, per dimensioni e ampiezza di aree verdi. L'elenco dei luoghi da preservare è molto lungo e mai, come in un anno complesso segnato dalla pandemia, si è raggiunto un risultato così importante, il migliore di sempre. 2.354.000 voti, un numero eccezionale, a favore di oltre 39.500 luoghi in oltre 6.500 comuni italiani. E il successo ottenuto ancora una volta sottolinea l'amore della gente verso il patrimonio storico-artistico del nostro paese, ma anche la speranza di continuare a godere della bellezza che riempie gli occhi e rasserena l'anima. È tutto, vi lasciamo alle nostre rubriche. Prossimo TG2 come sempre alle 18:15. Grazie per l'attenzione e buon pomeriggio.